Cari amici, ben trovati. Se c'è uno strumento che si è rivelato utile nel dare qualche risposta creativa, è sicuramente la cara vecchia radio. Ne conoscevamo la forza nel dare informazione, formazione, ma anche nel tenere compagnia, nel portare in queste giornate un po' buie una parola di conforto, anche di speranza. Lo sperimentano le radio locali, penso anche a tante radio parrocchiali, radio di comunità. E anche gli studenti universitari di Samba Radio, l'emittente web che da oltre 10 anni trasmette in Trentino, si sono dati da fare, hanno trovato un appoggio importante da parte dell'opera universitaria e stanno realizzando 3 volte in settimana un programma che si chiama Quarantine Radio e che va in onda il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 13:30, in cui si raccontano e raccontano come stanno passando queste giornate, un modo per creare legami con gli altri amici, per far arrivare la loro voce ai genitori a casa, insomma per tenere fitta una rete di contatti e di comunità di cui tutti avvertiamo grande bisogno. Quindi buon ascolto delle vostre radio e ci risentiamo noi ad un'altra risposta creativa.